a tutti e benvenuti alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dall'1 al 7 di maggio 2023. In questa settimana, e nello specifico il 5 di maggio, ci sarà un'eclissi di luna che ovviamente avviene con la luna piena. In questo caso il sole si trova nel segno del toro e la luna esattamente in opposizione nel segno dello scorpione. Questa luna piena è molto importante e viene anche festeggiata dalla comunità buddista con il nome di Vesak. È la luna piena che indica, anche astrologicamente parlando, il ciclo della vita e quindi la nostra evoluzione. In 12ª posizione troviamo subito l'Ariete. Sei nervosito come quando il primo sorso di caffè latte alla mattina è particolarmente bollente e ti lascia la lingua a grinze per tutto il giorno. Con queste premesse è chiaro che nella tua settimana sarà veramente difficile trovare un compromesso e non avrai assolutamente comprensione per le sfighe altrui, perché ritieni di averne già abbastanza di tuo. 11° posto per il Capricorno. Ti senti carico di responsabilità come un giovane boy scout alla sua prima uscita notturna con uno zainone che pesa al triplo di lui. Anzi, proprio tutta questa pesantezza ti renderà fastidioso come il padellino da campeggio che tintinna attaccato alla cerniera dello zaino, vedi tu. Al 10° posto c'è il Sagittario. L'amore, sempre per colpa di Venere, questa settimana ti evita, come si fa con le autostrade per il mare nei giorni di ponte. E se per caso dovesse incappare in te, si maledice come chi non ha usato la partenza intelligente e non si è preparato il pranzo al sacco. Tu con l'eclissi vuoi soltanto startene lì per i fatti tuoi come un gufo sull'albero. Al 9° posto c'è lo Scorpione. Soprattutto nel giorno dell'eclissi, quindi della luna piena, sei nervosissimo e sei pronto a scattare come l'antifurto di casa quando fuori c'è troppo vento. La tensione è a mille e pensare di lasciarti andare come ti dice di fare la tua insegnante di mindfulness è assolutamente impensabile. La camomilla la puoi usare ma soltanto per sbiondire i capelli, perché sui tuoi nervi non avrà alcun effetto. In 8ª posizione c'è il Leone. Sei più teso di una delle guardie di Buckingham Palace nel giorno dell'incoronazione, caro Leone. Hai l'ansia da prestazione e questa settimana di lavoro ritieni che sia sufficientemente stressante tanto da chiedere la pensione. Ti agiti anche se soltanto suona il citofono e ti rilassi soltanto quando riesci finalmente ad accomodarti tra le braccia del partner. 7° posto per l'Acquario. È meraviglioso stare con te, caro Acquario, che questa settimana per la prima volta sei felicissimo di fare, nello stereotipo della pupa al secchione, per fortuna ormai sorpassato, la parte proprio della pupa. Gender fluido, ovviamente. Insomma, sei tutto baci e coccole e il giornale in questi giorni lo userai soltanto per incartarci i fiori, perché il tuo cervello è irrimediabilmente spento. 6° posto per i Pesci. Con questa luna piena ti ritroveremo persino ad ululare attaccata al banco dei surgelati al supermercato. I baci saranno ancora centellinati come le borse di studio per l'università, ma in compenso non ti farai pregare per togliere tutto l'intimo che indossi e in fretta il partner sarà comunque soddisfatto. 5° posto per la Vergine. Sei troppo impegnata a far funzionare il cervello con i tripli turni, praticamente come si fa nei negozi d'abbigliamento sul lungomare di Riccione, di sti tempi soprattutto. Così ti dimentichi del tuo cuoricino e lo lasci lì ad appassire come la piantina di basilico sul balcone. Tu cercherai delle scuse, ma sarà troppo tardi e il partner avrà già messo il broncio. 4° posto per la Bilancia. Se qualcuno osa modificare i tuoi programmi di vita di coppia, tu sei pronto a dare di matto, perché questa settimana vuoi sentirti come Barbie ballo di mezzanotte, niente poco di meno che, con tanto di vestito mutevole e scarpe col tacco altissimo ma che non fanno male ai piedi. Però, cara mia, hai una scarsissima reazione a qualsiasi tipo di imprevisto e ti metti a piangere anche se qualcuno deve solo fermarsi all'autogrill per fare benzina. 3° posto per il Cancro. Resti sul podio degli stalloni dello zodiaco e te ne vanti, caro Cancro. Il punto è che con questo Marte potresti non riuscire a gestire e a controllare la tua forza e quindi anche per sbattere la tovaglia potresti generare un tornado. Le mezze misure non saranno decisamente il tuo forte e il partner potrebbe ritrovarsi con delle occhiaie date le tue prestazioni erotiche particolarmente impegnative. Al 2° posto ci sono i Gemelli. Il partner ti sarà appiccicato per tutta la settimana come la fettina di sottiletta al pan carré nel toast del bar. Inutile dire che ogni volta che ti pensiamo, caro Gemelli, ci spunta il sorriso, un po' come un giorno di festa nazionale. E al 1° posto questa settimana c'è il Toro. Questa luna piena ti rende grande protagonista di questa settimana, caro Toro, e a te piace parecchio. Ti sembrerà strano continuare ad andare in profondità nei tuoi pensieri, praticamente come fa un viticoltore quando va giù in cantina a controllare le sue botti. Eppure sarà così, perché dentro il tuo cuoricino c'è tutta l'energia, il cibo e l'amore di cui hai bisogno. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!